Si intitola Piccola Atene, il libro di Salvatore Falzone, presentato da Enzo D'Antona e Sergio Iacona, un noir ambientato in provincia che parte dall'omicidio del proprietario di un centro commerciale e si sviluppa in un intreccio di storie che guardano alla città con il disincanto di un romanzo che racconta ciò che non è in un ambiente che realmente è. In un pomeriggio caldo e afoso, un nutrito pubblico ha ascoltato gli interventi dei due ospiti d'eccezione che hanno elogiato, lodi lodi lodi, diceva una voce fuori campo in TV qualche anno fa, le qualità dell'autore e non solo. Enzo D'Antona, caporedattore centrale della Repubblica, ha anche parlato del fermento culturale e intellettuale che non ha smesso mai di essere tra i giovani della città e che deve trovare tuttavia una nuova stagione. Protagonista del libro, un giovane blogger che non brilla per impegno civile, che si fa trasportare dagli eventi, che non li governa ma che vuole conoscere, mosso anche da quella curiosità tipica di chi vive in provincia e tende a voler sapere tutto di tutti. Che nel libro non si parla della piccola Atene, questo va detto, cioè, anzi, il protagonista del libro mostra una certa insofferenza verso il fatto che Caltanissetta sia ripiegata ancora sulla piccola Atene. Sono stati anni felicissimi, però adesso Caltanissetta ha bisogno di qualcosa di nuovo, cioè Caltanissetta ha bisogno di uscire dalla sua dimensione provinciale. Badate bene, cioè è bello essere nella dimensione provinciale, la provincia è bella, è piena di suggestioni, è importante il locale, eccetera, però nel mondo globalizzato è importante che Caltanissetta non si ripieghi sul suo passato, ma guardi che cosa c'è ora e che cosa si può fare, soprattutto dal punto di vista culturale. Perché è in quello che c'è il vero arretramento. L'arretramento non è nell'economia Caltanissetta, è nella cultura, nel suo mondo, diciamo, culturale, quello più esplicito.